Davigroup. Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo ritornati finalmente su My Summer Car, che andremo a finire la nostra carissima auto, perché manca veramente poco. E installare l'impianto elettrico e le sospensioni, il ponte e tutte queste cose, che è facilissimo. Va bene ragazzi, iniziamo. Bene ragazzi, se non avete visto il tutorial precedente, ovviamente vi metterò il link qui sopra, qui sotto, non so dove. E vi ho spiegato anche che questo radiatore non lo dovete mettere, lo dovete comprare il radiatore nuovo, perché è bucato quel radiatore, appena camminate esce tutta l'acqua. E vi consiglio anche di comprare una batteria nuova, che ne ho ben comprate due, una qua e una già qua. Bene, se volete vedere come montare il motore c'è il tutorial, che vi ho messo il link in descrizione. Ah, quanto bello farà Pepe, papà. Facciamo Pepe. Prendiamo il cricchio. Il cricchietto. Bene. Allora, innanzitutto prendiamo la barra per tenere supporto e tutte cose là. Inseriamo al centro. Dopodiché dobbiamo avvitare, che ci servono le nostre chiavi a bussola. Dove sono le nostre chiavi a bussola? Prendila. All'inizio vi ho spiegato anche la mod sul tutorial che vi ho fatto del motore, quindi basta che vi guardate quel tutorial e tutto si risolve. Spero che non mi dimentico nessun bullone, perché se no scassiamo tutte cose. Va bene. Ma che cavolo è questo motore? Oh, ma fa un casino enorme. Allora inseriamo la forcella al lato destra, ci sono i lati ovviamente, e avvitiamo sempre col 10. Beh, inseriamo la scatola guida, che mi stavo dimenticando, perché hanno cambiato diciamo un po' il tutto, l'hanno fatto più realistica. Prendiamo il sibullo a bussola numero 9, perché prima era tutta sana, impiccicata, ora invece l'hanno separata. Vabbè, uguale. Dopo prendiamo la sterza frontale destra, che va inserita sulla scatola guida, esattamente qua. Sapete, risparmiare di metterla così, però vabbè. Inseriamo la classe, perfetto. Poi abbiamo l'altra forcella, perfetto. E avvitiamo con il 10. Allora, prendiamo prima il supporto frontale destro. Allora, avvitiamo questo bullone da 12, quindi bussola numero 12. Vediamo bene. Adesso inseriamo l'ammortizzatore e stringiamo il tutto con bullone numero 10. Sta macchina se ne sta andando a questo stato stretto. Allora, qua ci sono altri due bulloni di numero 9 e avvitiamo due bulloni, sono 4, infatti sono 4 bulloni dietro l'ammortizzatore. Perfetto, uno centrale mi sembra che c'era, e questo è, ecco. Inseriamo il freno a disco, dopo inseriamo il semiasse, e si avvita dopo aver inserito il semiasse, se no il semiasse non si può mettere. Questi rumori mi danno un fastidio, quindi
Abbiamo finito un lato, perfetto. Dobbiamo evitare, questa non si tocca perché è la convergenza. Già automaticamente la farà da solo. Basta che noi andiamo a evitare. Era il 12. Andiamo a evitare questo. E la convergenza è già fatta. Non si deve toccare su questo perché sennò finisce, si sbaglia la convergenza. Però 12. Vediamo. E la convergenza già automaticamente è pronta. E il davanti già è pronto. Perfetto. Prendiamo la pompa dei freni. Così già l'abbiamo pronta. Allora, questa è la pompa dei freni, giusto? Cilindro principale dei freni. Pompa dei freni. E la andiamo a inserire esattamente qua. Beh, avvitiamo con il bussolotto numero 8. Così. Perfetto. Poi prendiamo che prendiamo? Il cilindro per la frizione, lo inseriamo anche adesso. Bene, così. Lo inseriamo qui e lo avvitiamo sempre col bussolotto numero 8. Perfetto. Bene. Adesso prendiamo i tubi dei freni della pompa della frizione. Cambio. E dobbiamo avvitare non con i bussolotti ma con la valigetta. Perché questi non si possono avvitare con i bussolotti perché non c'entrano. Quindi apriamo la valigetta e con la chiave numero 7 avvitiamo questo che va qui. Perfetto. Se non avvita cliccate F. Dopo avvitate questo. Questo qua ci sono altri bulloni da svitare. Perfetto. E dopo tocca ai dischi. Qua c'è questo bullone qui, si avvita. Perfetto. Vediamo anche questo. Ottimo. E il davanti è concluso. Inseriamo anche la batteria. Ci siamo. Installiamo completamente il tutto. Così finiamo veramente il davanti. Ecco qua, ce l'abbiamo la batteria. Installiamo anche il radiatore della RPM. Qui. Lo avvitiamo con il bussolotto, sempre con questo, però il bussolotto più veloce. Prendiamo la bussolotta, che la chicchetta numero 7, mi sembra che è 8, 7, visto che era 7. Perfetto, ce n'è un altro qua. Dovrebbe essere questo un altro qua. Esatto. Non la vedo questa. Vediamo. Credo che ci va. Ah, c'è l'altro tubo questo, il tubo per il cambio. Che ci siamo dimenticati. Lo avvitiamo, con questo non lo possiamo avvitare perché non c'entra, quindi chiave numero 7 e avvitiamo. Questo è il tubo della
per la frizione. E poi va inserito nel cambio, poi avvitato, perfetto. Allora adesso prendiamo questo clabbaggio, che sono i fili, che sta succedendo, che sono i fili, e li dobbiamo andare a installare sulla macchina, che dobbiamo fare l'impianto elettrico. Allora ci abbiamo il connettore, clicchiamo F e da F lo portiamo sul positivo e abbiamo fatto il primo impiantino. Quindi ci abbiamo il positivo al positivo, mine harness connector al questo, che è un regolatore. Quindi adesso per ora siamo a posto e ci sono i fili del radiatore che si vanno a collegare sempre su questi. Quindi abbiamo collegato il radiatore anche. Qua dietro ci sono dei connettori, ecco, qua c'è un connettore che porterà la corrente qui. Dopodiché portiamo anche la corrente qui, esatto, da questo connettore, che già noi abbiamo collegato. E colleghiamo il tutto qui. Perfetto. E abbiamo collegato i nostri fari. Per collegare i fari posteriori basta prenderli, prendiamo i fari posteriori e li appiccichiamo, faro destro, già passato, 1 e 2, dopodiché prendiamo il nostro cavo, sempre passandolo qui, 1 e 2, così, perfetto, ci abbiamo le luci posteriori collegate. Bene, per ora il nostro impianto elettrico è concluso. Qui non c'è più niente da collegare per il momento. Passiamo il click e montiamo il ponte dietro. Il braccio posteriore sinistro, montiamo prima il lato sinistro e questo lo inseriamo qui. Avvitiamo con il bussolotto numero 12. 1 e 2 e avvitiamo anche questo bullone qui, perché se ce lo dimentichiamo svitate perderemo tutto l'olio freni. Quindi chiave numero 7, perfetto. Allora prima inseriamo la molla e dopo inseriamo l'ammortizzatore, perfetto. Avvitiamo con il bussolotto numero 6. Bene. Credo che siano due, infatti. O di più, uno, sono due. E all'interno ce n'è uno che è di 12. Quindi prendiamo il bussolotto numero 12. Perfetto. Vediamo il tutto col 12 e dopo prendiamo il tamburo, lo inseriamo qua, perfetto, numero 14, bussolotto, prendiamo e il lato sinistro è concluso. Adesso passiamo al lato destro. Abbiamo concluso la nostra sospensione, eccetera, eccetera. Adesso inseriamo il piantone dello sterzo che va inserito. Bene. Andiamo a avvitare. Sembra che si avvita qualcosa qui. Sì, esatto. Numero 8. Bussolotto numero 8.
abbiamo il nostro piantone. Non so voi se sapete dove andare a prendere le ruote, se volete le potrete anche ordinare sul catalogo che c'è sulla scrivania e dopo potrete anche andare a comprare le gomme dal meccanico. Se no, ci sono quelle gratis che si trovano sul capannone dove ci sono le api, che sono esattamente queste. Le inseriamo qui. Se non sapete come trovare queste gomme, basta che me lo chiedete, che farò anche un tutorial come prendere queste gomme. Sono gratis. Però dobbiamo stare attenti alle api. Quindi, dopodiché, clicchiamo su J, usciamo le manine e spingiamo la nostra auto senza fare danni. Ottimo. Adesso possiamo inserire il nostro caro motore che abbiamo fatto prima. Quindi calcoliamoci la distanza, non distruggiamo la carrozzeria come stavo per fare io. Un po' più indietro e abbassiamo il motore tenendo premuto il destro. Bene, sbatte da qualche parte. Semplicemente messa sotto la macchina. Cosa sbatte? C'è qualche cosa che mi sbatte nella macchina. No, te l'ha bloccato il muletto. Allora, spostiamo un po' più a sinistra. Scendiamo. Si è bloccato di nuovo questo maletto. Oh, ecco. Allora, qua è spuntato un bollone, quindi possiamo avvitare. Purtroppo ancora è buggato, quindi numero 11 lui si sposterà, ecco. Ottimo. Primo supporto avvitato, secondo anche. Ce n'è un altro qui al centro, non dimentichiamocelo, se no prendiamo il motore. Bene, adesso dobbiamo avvitare questi, i semiasse, perché sennò la macchina non cammina. E poi diciamolo, ma che sta succedendo? Andiamo a bussolotto numero 9, se non erro. Sì, numero 9, avvitiamo. E già mi è capitato che mi ero dimenticato di avvitare questi e la macchina non camminava. Ho detto, che sta succedendo? Siamo nella cacca. Poi ho capito che si dovevano avvitare questi perché mi ero dimenticato e la macchina ha camminato. Beh, questo è stretto, questo è stretto, tutto stretto. Benissimo, adesso possiamo staccare la gruetta, se non si è già staccata da sola. Infatti no, non sei staccato, stavo alzando pure la macchina. Allora, numero 10, perfetto, e la possiamo buttare qui. Ottimo. Allora, batteria si è staccata, l'ho inserita qui, non si vuole inserire sta batteria, ecco. Allora adesso noi, perfetto, quindi il positivo lo inseriamo al motorino dell'avviamento. Dopodiché inseriamo anche il secondo. Dopo dobbiamo avvitare il motorino d'avviamento, se no succede una strage, prendono fuoco tutte cose. Con la bussola numero 5 avvitiamo il motorino, il filo che va sul motorino, che è il positivo. Allora, sete, sempre sete questo c'è. Poi dobbiamo installare anche il cavo all'iniezione, che c'è questa qua alla bobina, che ancora dobbiamo avvitare perché abbiamo messo il motore adesso, quindi avvitiamo la bobina. Un'altra vite
un altro bullone che va sul cambio, che va avvitato, se no perdiamo tutto l'olio cambio. Quindi bussolotto numero 7, no, bussolotto, scusate, chiave numero 7, perché il bussolotto non ci va. Dobbiamo avvitare il bullone che va al cambio. Allora, poi facciamo questo con l'iniezione, esatto. No, è la fusibiliera che fa l'iniezione. Allora, dopodiché prendiamo sempre il nostro garbaggio, andiamo a collegare il cavo, questo di qua, sul alternatore, che dopo passa al negativo. Andiamo a inserire adesso la tanga, bussolotto numero 11. Mettiamo la tanga. Dopo prendiamo la chiave numero 12 per avvitare il tubo della benzina, se no perdiamo tutta la benzina. Ottimo. Dopo inseriamo questo tubo che va inserito qui, che è ovviamente il tubo che si va a collegare con la tanica di benzina. Ci colleghiamo il freno a mano con l'asticina, così lo andiamo ad avvitare. È esattamente così, e lo avvitiamo con bussolotto numero 8. Perfetto, sotto adesso deve andare a avvitare con la chiave numero 5. Ah, anche col bussolotto si può fiutare. Perfetto. Quindi prima inseriamo la marmitta, la avvitiamo con il bussolotto numero 7. Inseriamo il tubo di scappamento, va bene. Sempre il bussolotto numero 7 avvitiamo qui. Ci sono i collettori anche da avvitare adesso, sono due mi sembra, sempre col numero 7. Ok. Bene, manca l'asticella del cambio. Dov'è l'asticella del cambio? Allora, ci abbiamo. Qua ci abbiamo l'asticella del cambio, e dopo ci abbiamo la leva del cambio, che la inseriamo qui. Perfetto. E avvitiamo con bussolotto numero 6. Questa ce la scendiamo qua sotto, scendiamo pure noi e inseriamo la leva del cambio, che va inserita qui. Perfetto, che noi avvitiamo adesso, dov'è? Qua, col numero 5. Allora, uno, due. Mi sembra che ce n'è un altro qua sopra. Aspetta, dov'era? A posto. Tutto avvitato, adesso mancano di collegare questo, che è il filtro del carburante, per la macchina non cammina, e va collegato qui. Inseriamo il filtro del carburante qua sotto, così. Il numero 8.
Vediamo. Perfetto. Inseriamo il cruscotto. Così. Lo avvitiamo con la bussola numero 10. E non ci dimentichiamo di avvitare il pedale della frizione con il bussolotto numero 9. Sembra che qua non ci sono più cose da avvitare. Ah, c'è anche il freno da avvitare, sempre col bussolotto numero 9. Perfetto. Adesso inseriamo la strumentazione. Ci sono due bulloni da 6, quindi bussolotto numero 6. Installiamo tergi cristalli, no. Allora, strumentazione pannello 1, l'ho attaccato, com'è che ha fatto scintilla con un cavo solo? Fuse box, radio, il switch, sempre alla fuse box, ovviamente. Aspettate perché non vedo più niente. Oh, ma che è? Ma dico, come si fa a morire con la 12 volt, ragazzi? Ma scherziamo, diciamo vero. Cioè, ragazzi, ma si può morire mai con la 12 volt? Vabbè, ragazzi, siamo morti con la 12 volt. Non ha assolutamente senso questa cosa. Stacchiamo questa 12 volte perché non voglio morire di nuovo. Quindi bussolotto numero 7, che poi abbiamo solo un cavo collegato, non capisco come cavolo è sto bug numero 6, scusate. Bene ragazzi, abbiamo scoperto che si muore con la 12 volte con un cavo solo attaccato. Ottimo. Vabbè, riprendiamo a noi. Calbaggio. Entriamo qua dentro. Stavamo installando i nostri. Che fa? Si spaventa a toccare la corrente ora. Allora. Ma credo che sia a posto. Allora, non manca più niente. No, non manca più niente. Allora, vediamo. Che manca? Basta, a posto. Connettore, digicristallo. Questo è collegato. Bene. Adesso dobbiamo collegare il negativo. Perché dobbiamo svitare questo. Quindi side set. Prendiamo la bussola numero 7. E svitiamo un po' questo. Poi prendiamo questo, il cavo, si è staccata la batteria, ottimo, e abbiamo collegato il nostro cavo, il nostro impianto elettrico è finito. Adesso riavvitiamo il motorino di avviamento, motore. Allora, questo è il giù, che si va a raccordare con questo lungo.
qui. Dopo abbiamo il sopra, che è questo di qua. Che si va a collegare con questo. Se me lo fa collegare. Perfetto. Apriamo i tappi. Inseriamo l'acqua. Inseriamo l'acqua. Bene, abbiamo inserito il pennone di acqua. Avvitiamo il tappo. Inseriamo l'olio. 10-40. Perfetto. L'olio è inserito. Adesso avvitiamo il tappo di olio. Quindi un litro per il cambio, mi sembra. Ed 2 litri per il sistema frenante. Una, finita. Adesso avvitiamo la batteria, perché non l'ho avvitata ovviamente, con la chiave numero 8. Bussola 8, la chiave, quello che volete. Perfetto, non è successo niente, la macchina ancora non è esplosa. Inseriamo anche i fari, che ci siamo, così proviamo i fari. Nessuna perdita per ora, giusto? No. Allora, questa l'abbiamo avvitata, questa pure. Va bene, ci montiamo un sedile e il volante. Bene ragazzi, dopo aver inserito il sedile, tiriamo il freno a mano, ci sediamo. Facciamo la prova delle luci. Aspettate che spengo questa luce qua dentro. Beh. Proviamo le luci se vanno bene. Qua accende. Le luci accendono. Va bene. Le quattro frecce. Forse funzionano. Vediamo un secondo. L'aria si tira. Lasciamo tirata però. Tutti i cristalli sono pure. E possiamo mettere in moto. La prima accensione. Olio c'è. Ah, ecco la benzina, mi stavo dimenticando. Qua ci dovrebbe essere un po' di benzina, no? Allora, montavo solo per accendere la macchina, praticamente. Se galleggiante funziona, funziona perché mi sono dimenticato di passare il cavo. Grandissimo. Allora, dobbiamo passare il cavo dalla tanica di benzina che è qua. Spuntata poco fa. Allora, spuntata più. Qua. Ecco. Da qua lo passiamo a qua. Se no questo muro. E dove? Niente. Siamo nella cacca ragazzi. Prima accensione fallita. La macchina non accende completamente. Può essere che si è bruciata la batteria. Ecco, c'è questo svitato. Numero 8. Non accende bene la macchina, non va. Andiamo ora. Ecco, c'era la cosa sbagliata, anche la benzina si è attivata. Prima accensione, macchina partita, la marcia si inserisce, perfetto. La macchina accelera, che stiamo qua, vediamo. Leggermente nero. La macchina accelera. Se riesco a farvela vedere mentre che cammina. Mamma mia, c'è fra la mano. Aspetta, ottimo. Oh, le punterie si sentono. Beh, che cavolo. C'è la convergenza leggermente sballata.
Aspettate ragazzi, mi devo fermare perché devo controllare se sta perdendo olio o qualcosa. Che se no che vi faccio fare? Niente. Allora, ora non è scola. È perfettissima ragazzi. Abbiamo montato la macchina perfettamente. Quindi mancano tutti i sportelli e tutte le altre cose. Il minimo lo tiene che è una meraviglia. Bellissimo. Forse devo aggiustare semplicemente la convergenza. C'è questa ruota che è stortissima. Vediamo se la posso fare direttamente qua. Dobbiamo avvitare e svetare, scusate. Vediamo com'è così. Sempre storto. Vedete che realismo sto gioco, però come si muove il motore, girano le cose. Ancora storto. Ci avviamo qua, ci mettiamo la cintura, non si può sapere mai. Allora, ma ora cammina dritta però, che partenza che è lenta, sa. Camminare cammina. Bene, sì. Diciamo che anche in chiave agio. Maria! Allora, ci conviene andare indietro perché fa poco finisce la benzina. Si è spenta, ottimo, ho fatto spegnere la macchina, si è scritto di frizione. Partire parte subito. No, no, no. La frizione alla merda. La ventola credo che si attacchi perché è una temperatura non alza. Quindi siamo a posto. Cammina storta questa convergenza, veramente sballata. L'ho fatta spegnere, al solito. Dopo, se volete un altro tutorial, no, anzi farò un altro tutorial io che metterò un po' in regola i carburatori, li stabilizzerò, finiamo di montare tutta la macchina, lasciamo passeggiata e poi farò un altro tutorial come iniziare a giocare a My Summer Car, le basi, perché c'è la nonna che chiama, poi vuole il latte. Vi spiego dopo. Vediamo se la ventola si attacca. Va bene ragazzi, questo tutorial è finito. Ben 2 ore di registrazione, almeno per queste 2 ore di registrazione, questo montaggio che durerà non so quanto. Cliccate mi piace, iscrivetevi, condividete, mi raccomando. Ci vediamo un prossimo tutorial. Questo è tutto, alla prossima ragazzi, ciao.